non ci siamo. Possibile che non riesca a trovare quello giusto? Eccolo là. Questo ramo è perfetto. Proprio quello che stavo cercando. Dai, spezzati. Quanto ti ci vuole? Prima o poi ce la farò, vedrai. Ma che cosa ti è successo? Che stavi facendo, figliolo? Beh, ecco, hai visto anche tu, sono caduto. Ho fatto un volo dalla cima di quell'albero. Ah sì, non me ne ero accorto. Quello che vorrei sapere è perché hai fatto di tutto per spezzare quel ramo. Ecco, questo... Vorrei costruirmi un'altra arma. Un'altra arma? Sì, la mia l'ho persa quando sono caduto in quella trappola. Ora capisco. Non c'è che dire, Mowgli, sei proprio un cucciolo d'uomo. Non solo hai una grande fantasia, ma riesci anche a costruire gli oggetti che vuoi. Peccato che io non abbia le tue stesse capacità. Hai proprio ragione. Usando bene il cervello si possono fare tantissime cose. Spiegati meglio. Beh, non soltanto mangiare e dormire. Altre cose. Ma oltre al cibo e al riposo non c'è nulla di veramente indispensabile. Ma a meno di considerare indispensabile il superfluo, già. Credimi, è inutile pensare ad altro. Noi animali abbiamo sempre rispettato la natura e cercato di vivere secondo le sue leggi. Non credi anche tu che sia giusto così? Sì, certo, ma non è tutto qui. Non ne sono molto sicuro, ma sento che la mia vita ha bisogno di uno scopo. Tu non ci hai mai pensato? Vedi, Mowgli, vivendo con quell'essere umano hai imparato molte cose buone, ma purtroppo alcune non sono confacenti alla vita della giungla. Buongiorno, Lala. Se hai bisogno di qualcosa, siamo qui. Chissà cosa voleva e perché è scappata in quel modo? Ti cercava, ma vuole parlarti a quattro occhi. Che vuoi dire? Non ti capisco. Ho notato che da qualche tempo ti ronza intorno come un'ape col miele. Come sarebbe a dire? Che sta aspettando l'occasione giusta per parlare con te. Ho il sospetto che tu abbia cominciato a piacerle. Sei matto? Guarda che Lara non mi ha mai potuto soffrire, mi ha sempre odiato. Le femmine sono creature imprevedibili. Lei ormai ha raggiunto l'età per vedere le cose diversamente e ora si interessa a te. No, non è vero, non ci credo. Forse non te ne rendi conto, ma il viaggio ti ha reso più maturo. A che la ci chiama? Sai il motivo del raduno? No, però è strano, a che non è ancora salito sulla roccia. Speriamo che qualcuno si riesca a chiamare. Fratelli, un momento di attenzione. Siamo stati chiamati a raduno per preparare la prossima battuta di caccia. Ma Akela sostiene di aver rinunciato al suo ruolo di capo e per questo motivo intende ritirarsi. Non è possibile lasciarci. Ancora una cosa. L'idea di mettersi a riposo è un desiderio espresso da Akela. Infatti, nessuno si è offerto di sostituirlo, né è nostro desiderio che ciò avvenga. Siete d'accordo, fratelli? Sì, siamo d'accordo. Bravo. È vero, qualche tempo fa sono circolate voci di un possibile ritorno di Vermilion, ma dubito che questo possa avvenire. Comunque, sono convinto che il branco non può rimanere senza un capo. Perciò vorrei chiedere ad Akela di essere ancora la nostra guida, almeno fino al giorno in cui qualcuno di noi sarà in grado di poterlo sostituire. Che cosa ne dite, fratelli? Siete d'accordo? Sì, certo! Anch'io lo sono! Accetta, ti prego, Akela, devi farlo!
Solo tu puoi guidarci, sei tu il nostro capo. Di sì, Akela, fallo per il branco. Lo vedi anche tu, Akela. Tutto il branco ti vuole, accetta, ti prego. Sei il lupo che ha più esperienza fra noi, solo tu puoi guidarci. L'età non ha alcuna importanza. Akela, non deluderci. Resta con noi. Di sì, Akela, ti prego. Evviva! Stavi cercando. Su, coraggio, che cosa c'è? Io volevo... Scusami. Sì, voglio che tu mi perdoni, Mowgli. Vuoi che io ti perdoni? Sì, perché mi vergogno di averti detto tutte quelle parole cattive. Ti ricordi quando ti dissi che volevo che te ne andassi dal branco? Sì, certo, me lo ricordo. Ecco, vedi, ero fuori di me. È così, io non lo pensavo veramente. Perdonami. Volevo soltanto che tu lo sapessi. Lala, aspetta! Fratelli del primo gruppo, accerchiati i cervi sulla destra! E ora il secondo gruppo all'attacco! Colpite! Allora, com'è andata la caccia, ragazzo? Bene, anzi, molto bene. Pensa che fra tutti abbiamo catturato 11 cervi. Un ottimo bottino. Forse riusciamo anche a metterne da parte un po' per i tempi difficili. Oh, ottima idea. Allora posso stare tranquillo. Ci sarà anche da mangiare per me, spero. Chissà quanti ne avrai presi con la tua nuova arma. Dimmi una cosa, Bagheera. Non ti sembra che la legge della giungla sia un po' troppo crudele? Che cosa vuoi dire? Stavo pensando alla nostra caccia di oggi. Quei poveri cervi avevano tutto il diritto di vivere e noi invece li abbiamo uccisi. Purtroppo è così. Il forte mangia il debole. Non lo dico io, è una legge di natura che c'è fin dall'inizio dei tempi. Diciamo che è una specie di catena che non finisce mai. Lo so, ma non ti è mai capitato di pensare che sia ingiusto? No, non mi pare. Grazie a questa legge gli esseri viventi sono sopravvissuti per milioni di anni. Sarà come dici tu. Però dovrà pure esserci il sistema perché deboli e forti vivano insieme in pace. E se c'è, io... Basta, basta. Non andare oltre. Vedi, cucciolo d'uomo, da quando hai vissuto con la tua gente parli come loro in modo per me molto strano. La vuoi smettere con questi discorsi? Sono assai pericolosi. Ma non posso accettare che... Ascoltami bene, Mowgli. Tu hai sempre fatto parte della famiglia dei lupi e come membro di tale famiglia devi vivere nella giungla. Non dimenticarlo mai. Mi raccomando. Non capisco perché Bagheera se la sia presa in quel modo. E poi che cosa avrà voluto dirmi? Mamma! Mi hai fatto male! Perché sei arrabbiata? Non ho fatto niente! Ti prego, fammi entrare! Fermo! Ho preso una decisione. Da oggi tu non metterai più piede qua dentro. Devi trovarti un altro posto. Ma perché? Non capisco. È così e basta! Ma questa è una cosa assurda! Mamma, perché fai così? Andatevene via, e subito!
Si può sapere che cosa abbiamo fatto? Mamma, cosa sta succedendo? Tu, Mowgli, non ti immischiare. E voi fate quello che vi ho detto. In questa tana non dovete mettere più piede, è chiaro? Mamma! Ti ho detto di stare zitto. Via! Allontanatevi da qui! Mamma, noi... Obbedite, o sarà peggio per voi. Andiamo via. Perché, mamma? Spiegami, perché li hai mandati via? Perché i tuoi fratelli sono diventati grandi ormai, figliolo. È vero, sono cresciuti. Ma cosa cambia? Fanno sempre parte della famiglia. È triste, ma questa è la legge. Oh, mamma. È come Perakru e Sura, vero? Hai capito, finalmente. È arrivato il momento che tu lasci per sempre questa tana. È da un po' di tempo che volevo dirtelo, Mowgli. Ti sbagli, mamma. Non sono un adulto io. Ormai sei in grado di badare a te stesso. Sei diventato grande e mi hanno riferito che oggi a caccia hai avuto modo di dimostrare il tuo grande valore. Questo significa che sei abbastanza maturo per camminare da solo. Lo capisco, ma anche se ho imparato a cacciare, non vedo perché dovrei andarmene via. Mi dispiace, è una cosa che devi affrontare. E sarà meglio che ti abitui all'idea, perché solo in questo modo dimostrerai di essere adulto. Ma così, all'improvviso? Dammi almeno qualche giorno di tempo. Mowgli, la tua è soltanto paura bella e buona. E io mi aspetto che il figlio di Alexander dia prova di essere degno del nome che porta. Ma io... Allora ti decidi ad andartene? Ti conviene obbedirmi. Va bene, obbedisco, mamma. Me ne vado. Però ogni tanto tornerò a trovarti. Concedimi almeno questo, per favore. Sapevo fosse casa vostra. Non abbiate paura, coniglietti. Non sono venuto per cacciare. Buonanotte. No, anche qui non c'è posto per due. Non posso certo dormire sul ramo di un albero. Ecco, qui dormirò a meraviglia. Non se ne accorgerà neanche. Aio! Insomma, Balù! Che stai facendo? Vuoi schiacciarmi? Stai un po' fermo. Per piacere, Balù. Su, lasciami dormire, muoio di sonno. Inutile! E così, ragazzo mio, avresti deciso di passare tutta la notte nella mia tana, eh? Ma certo che è molto strano. Di solito io mi sveglio al più piccolo rumore. Ah sì? E come fai a sentirlo? Russi in una maniera spaventosa. Che fai in maniera spaventosa? Ciao, Bagheera. Ci sei anche tu. Ciao, Mowgli. Lo sapete, ragazzi, che abbiamo delle novità sensazionali? Avanti, parla. Luri ha allontanato Mowgli dalla tana. Non è vero, figliolo? Sul serio?
Perfetto! E adesso finalmente inizia la tua grande caccia. Che vuol dire grande caccia, eh? Beh, significa che un lupo è diventato adulto e responsabile. Lasciando la famiglia, dimostra al branco che può cavarsela benissimo da solo. Congratulazioni, Mowgli, ormai sei grande! Ma che cosa dite? Luri è stata cattiva a cacciarlo dalla tana nel pieno della notte. No, è un comportamento che le fa onore. Purtroppo non tutte le madri hanno il coraggio necessario per allontanare i propri cuccioli. E questo non va affatto bene. Hai ragione, Baloo. All'inizio ci sono rimasto molto male e l'ho giudicata cattiva. Ma poi ho capito. Lei lo faceva solo per me, per aiutarmi a diventare adulto. Vero? Tua madre ti ha dato la sua fiducia e adesso tocca a te dimostrare a tutti quanto vali. Sì, l'ho capito. Oh, insomma, ho capito anch'io di che cosa si tratta. Mowgli non è più un cucciolo. D'ora in avanti prenderà le sue decisioni da solo, esattamente come faccio io. Ma è proprio quello che farà. Ti auguro buona fortuna. A proposito, figliolo, se questa notte vuoi venire a dormire da me, non c'è nessun problema. Niente affatto, la mia tana è più confortevole. Ti aspetto questa sera nella mia tana, Mowgli. Grazie, amici, apprezzo il vostro invito, ma vedete, la tana di Bagheera è piccola per due e da Baloo si corre il rischio di passare la notte in bianco. Sapete che farò? Voglio costruirmi una tana bellissima, tutta per me. Che cosa vuoi fare? Costruire una tana? Mi puoi tenere questo ramo? Certo, figliolo. Ma dimmi un po', che razza di tana vorresti fare? Aspetta un po' e vedrai. Ehi, venite, è finita. E dunque tu vorresti venire a vivere qua dentro? Ora che ci penso, tempo fa ne ho vista una uguale. Alcuni umani costruiscono qualcosa di simile, le chiamano capanne. Capanne? Già, l'uomo che mi ha salvato la vita abitava in una tana simile a questa, solo un po' più grande. Ci si stava bene, sai. Certo, non avrei mai immaginato che un giorno me ne sarei costruita una anch'io. Bravo, è perfetta, i miei complimenti. Allora mi trasferisco qui da te, va bene? No, no, neanche per idea. Che cosa dici? Per Mowgli sarebbe una seccatura vivere con te. Sei pedante e bisbetico. Che vuoi fare? Vuoi forse dare fastidio? Eh? Mowgli, vuoi che lo cacci? Ciao, Lala. Ho saputo che hai lasciato la tana di Luri. Vuol dire che sei diventato grande. Già. Allora buona fortuna. Sì, ti ringrazio. Questa poi è diventata dolce come il miele adesso. Così va il mondo. Vuoi veramente abitare in un posto del genere? È sicuro, io lo trovo molto comodo, sai? Dici davvero? Mi lasci entrare a dare un'occhiata? Ah, ma è morbidissimo. Voglio provare anch'io. Aia! Oh no, fate attenzione, vi prego. Non me lo distruggete, l'ho appena finita. Sì, è carina però.
Buonanotte, piccolo mio. Ormai sei diventato grande, ma io sarò sempre vicina a te.